Buongiorno amici e colleghi agenti immobiliari. Ma insomma, queste telefonate di acquisizione funzionano ancora? Queste famigerate telefonate di acquisizione, telefonate a freddo, dove in qualche modo dobbiamo incominciare a stabilire un contatto, un rapport e soprattutto un percorso dobbiamo creare per arrivare poi al famoso appuntamento di acquisizione e tutto quello che ne consegue. Insomma, funzionano ancora queste telefonate? Beh, in realtà io ho cominciato 40 anni fa. E avevo lo stesso tipo di problema, cioè le persone non volevano essere in qualche modo disturbate a casa, perché proprio così non esistevano i cellulari, le persone ricevevano soltanto telefonate a casa e quando? Quasi sempre all'ora di pranzo, attraverso quei telefoni che urlavano più che squillare. E che quindi davano fastidio. Una persona che voleva mettere un appartamento in vendita riceveva 40, 50, 60 telefonate a casa, per cui era abbastanza difficile. Questo per dirvi che non sono tanto cambiate le cose. È cambiato piuttosto il nostro atteggiamento, è cambiata piuttosto la nostra paura di interloquire con una persona che non ci vuole ascoltare. Però non si sa com'è, nessuno vorrebbe dare un appuntamento di acquisizione, nessuno vorrebbe dare un incarico a un'agenzia. L'80%, l'80% del mercato immobiliare è gestito dalle agenzie immobiliari, dalle società immobiliari, dai mediatori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quel benedetto appuntamento di acquisizione che sta alla base, ovviamente, dell'incarico e di tutto il processo di vendita, alla fine quel cliente, quel proprietario si renderà conto che se vorrà vendere la casa lo dovrà conferire a chi deciderà, a chi sceglierà lui. Ma tutto nascerà comunque da una telefonata. Nel 99% dei casi, qualsiasi transazione è supportata da una telefonata iniziale. Pertanto la mia risposta è sì. Sì, le telefonate di acquisizione ancora servono. Quelle telefonate che cominciano sempre con il "Buongiorno, telefonavo per l'appartamento in vendita", sono necessarie, sono fondamentali, perché comunque sia ci dà la possibilità di lavorare su un grande numero di clienti. Pertanto, voi per primi, i vostri collaboratori ancora prima, cerchiamo di e cercate di istruirli proprio sulla pratica della telefonata. Guardate, non esiste un buon agente immobiliare che non sappia fare una buona telefonata di acquisizione. La telefonata di acquisizione è la base del nostro lavoro. Certamente bisogna saperla fare, bisogna rispettare quelle che sono le fasi della telefonata, bisogna rispettare quello che è anche il rapport telefonico, no? La comunicazione verbale e paraverbale. Bisogna rispettare le esigenze del cliente. Ma tanto dobbiamo sapere che se non lo dà a noi quell'appuntamento di acquisizione, a qualcun altro lo dovrà dare. E allora studiate, applicatevi, allenatevi sulle telefonate di acquisizione. Io nei miei corsi spiego due o tre tecniche che mi hanno dato e danno ai miei venditori degli ottimi risultati. Perché tanto lo so, è così, prima o poi quel cliente, quell'appuntamento di acquisizione a qualcuno lo dovrà dare e saremo noi a decidere se l'appuntamento verrà dato a noi oppure se verrà dato a un altro competitor. Proprio così lo decideremo noi. Quando lo decideremo? Quando o non faremo le telefonate oppure molleremo subito al primo rifiuto del cliente. Ok? Pertanto, forza ragazzi, diamoci dentro con le telefonate d'acquisizione. Per carità, esistono anche altre strategie e vanno benissimo, ma la telefonata di acquisizione è sempre la linfa vitale del nostro lavoro. Ok? Grazie ragazzi, ci sentiamo presto e ricordatevi che la formazione aumenta il fatturato. Ciao!